Nono passo, una volta lanciato l'obiettivo è la crescita, dobbiamo vedere se effettivamente la nostra idea ha trazione sul mercato, se la nostra idea ha crescita, quella crescita che abbiamo ipotizzato. È una crescita che dobbiamo per forza seguire perché è nei nostri obiettivi e quindi con determinazione andiamo ad analizzare i numeri, analizzare quello che sta accadendo e perseguirla con determinazione. Al decimo passo è vero che la crescita la dobbiamo perseguire con determinazione, ma non è detto che ciò avvenga. Ci sono vari tipi di crescita, ci sono delle crescite più organiche, più semplici, delle crescite invece che devono essere sostenute con importanti investimenti. Quello che è importante è che noi andiamo a analizzare ogni tipo di crescita che stiamo raggiungendo ed eventualmente capire che se le cose non vanno bene dobbiamo essere rapidi nel fare quell'operazione che viene chiamata pivot, cambiare, modificare. Nel caso di HomeJoy l'idea giusta è arrivata alla 13ª variazione. E il pivot è una operazione fondamentale. Analizzando i dati di crescita è possibile avere tutte le indicazioni necessarie per variare, per cambiare la nostra strategia. Dobbiamo essere rapidi in questo per poter permettere al nostro lancio di avere successo.